Inizia il corso Internet dall'uso all'abuso. Abbiamo il professor Tiziano Agostini, che è direttore del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Trieste, che inizierà le lezioni. Questo corso viene videoregistrato per poter essere messo online, in modo che gli alunni che non sono riusciti a venire a Trieste potranno approfondire online il corso stesso, in modo che poi possano andare nelle scuole ad affrontare le problematiche di internet con gli studenti. In questo corso ci sarà una valutazione psicologica sul discorso di internet, quindi sulle dipendenze da internet, e poi ci sarà tutta un'analisi informatica sulla pirateria informatica, sul fenomeno hacker, e sui discorsi di privacy, tutela della privacy che internet sta in qualche maniera, diciamo così, in qualche maniera violando e qualche volta interagendo in maniera importante. E poi ci sarà anche un esperto di immagine in cui presenterà le necessità in cui i siti internet devono essere messi online per catturare maggiormente l'attenzione. Cominciamo la lezione. Ok, grazie. E poi qualsiasi domanda a fine lezione. Ok, allora io direi che facciamo una bellissima così carrellata di quelli che sono quello che fate, quali sono i vostri interessi, così anche capisco un po' come migliorare cominciare. Mi presento ufficialmente. Sì. Sono Roy Ciravid, lavoro in Poste Italiane, curo un po' la parte informatica di vari uffici postali. Insomma, non sono un neofita, ecco, per intenderci, queste qua altre cose. Vabbè, questo è importante, questa è la parte importante. Laura Boi, sono assistente sociale al Ministero della Giustizia, ufficio esecuzione penale esterna. E quindi con diciamo, la tecnologia sì, ci si lavora, però ecco, non è che ho una conoscenza così approfondita. Più che altro però come strumento di comunicazione, allora sì, lo si utilizza di più. Io ho comunque l'uso che insomma fa parte della nostra quotidianità, è quello un po' di tutti, no? Quello insomma dell'utilizzo di internet a scopo più che altro professionale per quanto mi riguarda, e poi ovviamente insomma degli strumenti tecnologici quando si utilizzano, come in questo caso per le docenze, per la didattica, ecco, per trasmettere poi le informazioni, i messaggi agli altri, ecco, quindi come supporto alla comunicazione, lo vedo con questa finalità. Okay. Magari siccome siete soci di Ausilia, anche dire il compito che avete in Ausilia, che può essere utile anche per... Sì. Davide, tu l'avevi parlato? No. Non l'avevo accennato. Beh, curo anche assieme ai colleghi la newsletter che viene appunto inviata mensilmente alle utenze, cioè ai lettori, agli abbonati. Ci possiamo dare la lettura? Sì. No? Sì. Io faccio parte sono socio volontario di Ausilia Sardegna e mi sto occupando adesso recentemente, insomma, collaboro nei progetti della cooperazione decentrata, cooperazione internazionale. Il mio nome è Gianmaria Valente, sono informatico, soprattutto curo l'aspetto del web, per cui siti web, così questo genere, e questa è l'attività più o meno che ho anche all'interno dell'Ausilia, cioè la cura dei siti web che stiamo facendo. Willy Cornello, io mi occupo di marketing della frutta e verdura in capsule. E in Ausilia Max mi ha chiesto di interessarmi della vendita magliette, gadget, libri. Del marketing di Ausilia. Lui è molto modesto, dice che sono le ragazze che si porta con sé. Però secondo me è Io sono Orlando Magliocchi, faccio parte in Ausilia, mi occupo di progettazione, sono il responsabile gestionale di questo progetto, nonché il coordinatore, diciamo, per quanto riguarda le attività col Ministero. Sono anch'io un informatico, quindi conosco la problematica, anche perché mi ci sono avvicinato moltissimo alcuni anni fa. Ah sì? Sì. Di persona? Di persona. Di persona.
cioè non riuscivo a staccare dalle email, cioè la rovina è quando si decide di prendere uno smartphone e si ha tutto lì, allora. La rovina è anche la salvezza da un certo punto di vista, no? Soprattutto se si viaggia tanto, cioè sì, però bisogna un computer difficile, bisogna poi darsi riuscire a staccare delle regole, non so. Come si fa con altre attività, non so, non ci conosciamo. Sì, sono Paola Pauletti della segreteria di Ausilia e sono completamente dipendente in mezzo a causa di Massimiliano, a causa sua, dipendente di Ausilia, di Ausilia di internet, di conseguenza di internet per il controllo chiaramente della posta, della gestione del conto di Ausilia, per la gestione fino a poco tempo fa anche del sito web. Per fortuna c'è Gian Maria che è subentrata a sostituirmi, per cui... No, è una sostituzione. Eh no, però in realtà stai sostituendo, perché poi io non ci ho più messo mano. E quindi sì, adesso con la storia dello smartphone mi fa pensare se è il caso o meno di avvicinarsi, perché forse è meglio trovare un sostituto che controlli tutte le mail e gestisca. È uscito apposta in questo momento, Max. È uscito apposta, non sente? Non sente. No, sentirò tutto, ci sentendo. Allora, io sono Cetolo Claudio, dirigo un reparto di prestampa in uno dei più grossi etichettifici d'Italia, la Pagagna, in provincia di Udine. Per Ausilia, sono fatto parte del consiglio direttivo di Ausilia, sono caporedattore di Social News. Internet, ovviamente, per quanto riguarda la gestione del giornale, lo utilizziamo perché tutto lo scambio di informazioni avviene adesso tramite internet. Quindi per la gestione del giornale è uno strumento assolutamente indispensabile. Okay. E poi lo utilizzo anche per questioni di lavoro, perché tutte le informazioni che posso reperire le reperisco su internet. Diciamo che siamo così, no? Siete un po' eterogenei, tutti però usano in maniera più o meno strumentale, no? L'internet è quello che poi... Internet è anche cazzetto, a parte lui che è il tecnico, l'esperto, no? Allora, adesso vi faccio... Allora, gli argomenti che vorrei trattare sono questi, non ce la facciamo ovviamente a trattare tutti, perché...